Television. Le condizioni di Lunzella, se ancora soffre per quell'affaticamento che si è notato nelle ultime partite, tra l'altro uno dei giocatori più prestigiosi del Catania, e le condizioni psicologiche per affrontare la partita di domani? Non se la sta bene, non ha nessun problema fisico. E le condizioni psicologiche, siamo pronti a questa partita molto importante per noi, molto importante per loro. Ci sono 3 punti in palio importantissimi. Mister, buongiorno. Volevo sapere come ha vissuto questa settimana in cui le polemiche purtroppo non sono mancate, anche in base ad alcune sue dichiarazioni nel post-gara di Catanzaro, che evidentemente non hanno trovato riscontro nella maggior parte della stampa. Cioè, lei ha visto qualcosa di positivo, molti invece non hanno visto qualcosa di positivo, il famoso bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Ma io la settimana la vivo come vivo tutte quante le altre, penso solamente a lavorare e a preparare nel modo migliore la partita per cercare di vincerla. Quello che non mi è piaciuto questa settimana è che per tutta la settimana a Caserta si siano lamentati degli arbitri, anche in modo plateale, e io questo non la trovo una cosa giusta. Perché penso che sia non giusto mettere ulteriore pressione agli arbitri in questo momento del campionato, in una partita così importante, non hanno bisogno di ulteriore pressione e non vorrei che queste lamentele alla fine le pagasse il Catania, anche perché vorrei ricordare che noi il primo gol all'andata a Caserta lo abbiamo preso sul netto fuorigioco. E come questo episodio, poi ce ne sono stati tanti altri, ma noi abbiamo accettato sempre il verdetto dell'arbitro e siamo andati avanti senza mai lamentarci. Quindi io penso e ribadisco fortemente che non è giusto, secondo me, mettere pressioni ulteriori agli arbitri. Quindi dalle sue parole intuisco che ha paura ci possa essere un po' di, non sudditanza psicologica, in base, diciamo qualche, sì, in questo caso è Non vorrei che sudditanza, si verificasse sudditanza. questo. La squadra invece come sta dopo questa settimana, dopo Catanzaro? Comunque un punto conquistato su un campo difficile. Ma la squadra sta bene, la squadra da un punto di vista caratteriale, fisico, ha fatto bene con Lecce, ha fatto bene a Catanzaro, è normale che dobbiamo vincere, questo lo sappiamo. Dobbiamo fare qualcosa in più, abbiamo fatto effettivamente qualche pareggio di troppo, siamo consapevoli che dobbiamo tornare alla vittoria, siamo consapevoli che ultimamente facciamo fatica a fare gol, però lì non è solo un discorso degli attaccanti, ma è tutta la squadra che deve provare a fare qualcosa in più. Sì, buongiorno mister. A Catanzaro non abbiamo visto Khalil. Come sta? Quali sono le sue condizioni? Quante sono le possibilità di vederlo dal primo minuto? No, no, Khalil è rientrato a fine settimana e sta bene. Vediamo poi domani, decido domani. Un'altra curiosità, su Bombaggi, a distanza di un mese già è arrivato. Come vede il suo inserimento? Se secondo lei può dare il suo contributo già dall'inizio? No, ancora dall'inizio purtroppo no, però è sicuramente in crescita. Buongiorno mister, le chiedo, venendo alla partita di domani, dal punto di vista tattico, se vedremo un Catania più simile al primo tempo disputato contro il Lecce, c'è cioè una squadra che magari cercherà di verticalizzare di più, come avviene spesso con Musacci, ad esempio nelle ultime partite. Sì, quella magari è una delle situazioni che ultimamente stiamo provando per cambiare qualcosina e potrebbe essere effettivamente una soluzione, fermo restando che poi il nostro impianto di gioco è ben collaudato e ci dà grosse certezze da un punto di vista della fase di possesso. Mister, salve. Le volevo chiedere su Pessina. Finora ha giocato solo 45 minuti ad Ischia. C'è una motivazione particolare e pensa di poterlo utilizzare di più in questa fase ormai finale di campionato che sta per iniziare? No, no, non c'è una motivazione personale, io faccio delle scelte, io sono molto contento di Pessina e sono convinto che avrà più spazio da qua alla fine. Buongiorno, mister. Sta meglio Bastrini o Ferrario? E
Penso Ferrario, perché Bastrini purtroppo questa settimana non si è allenato tutta la settimana per un problema che ha avuto a Catanzaro. Anche Ferrario è rientrato, però anche lui ha qualche problemino e lo valuteremo domani. 8-0-0 quest'anno, sono arrivati sempre in coppia, quindi in quattro occasioni si sono ripetuti. Non può essere una componente psicologica quella che magari spinge lo 0-0 successivo e lo fa ripetere? Ma questo non lo so, onestamente non penso. Effettivamente, come dicevo prima, soprattutto con i tre punti, il pareggio lascia il bicchiere mezzo vuoto. Noi ne abbiamo fatto effettivamente qualcuno di troppo, dobbiamo tornare alla vittoria, fermo restando che poi tanti di quei pareggi la squadra è andata molto più vicino a vincere la partita che non a perderla, come in casa col Monopoli, come in casa col Cosenza, però non le abbiamo vinte e vuol dire che dobbiamo fare qualcosa in più tutti insieme e dobbiamo trovare qualche soluzione diversa, stiamo lavorando anche su questo. E sono convinto che torneremo molto presto alla vittoria. Ecco, in questo contesto l'assenza di Calì durante la settimana non è proprio la ciliegina sulla torta per cercare di trovare la risposta a questa mancanza anche di gol che sta affliggendo la squadra in questo periodo. Se non ce la dovesse fare domani dal primo minuto, più Lupoli o Calderini prima punta? Ma vediamo. Vediamo, insomma, anche Lupoli è arrivato, aveva bisogno di lavoro, anche lui è in crescita, adesso sta bene, Calderini sta bene, insomma, visto che è una settimana un po' particolare, valuterò un po' tutto quanto domani. Mister, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la forza propulsiva del Catania in avanti sono i due esterni di difesa, Nunzella e Garufo. E come li vede nella partita di domani in una squadra ostica come quella che scenderà al Cibali? Ma bene, Nunzella, Garufo, Parisi, bene, onestamente stanno bene. Nunzella aveva solo bisogno di rifiatare in settimana, l'ho visto bene, stanno bene tutti e tre e sicuramente insomma loro sono una fonte importante del nostro gioco. Mister, il Catania è una squadra forte, composta da giocatori importanti per la categoria. Le chiedo, può esistere in questo finale di campionato una difficoltà psicologica a dover lottare concretamente poi per ottenere la salvezza? Questa è una situazione che solitamente nel calcio esiste, però noi da questo punto di vista penso che ci siamo calati molto bene in quella che è oggi il nostro obiettivo e la nostra realtà. E io quando parlo di risultato utile a Catanzaro mi riferisco anche a quello, perché vedo una squadra forte che però lotta come una squadra che deve lottare per salvarsi. Sì, mister, a Catanzaro abbiamo visto Pelagatti nell'inedito ruolo di terzino destro. È una possibilità rivederlo oppure è stata solamente una situazione d'emergenza? No, è una possibilità, perché Carlo lo ha fatto in passato e secondo me a Catanzaro l'ha fatto molto bene, con le sue caratteristiche. Però può ricoprire benissimo anche quel ruolo. In settimana Parisi ha detto che basta giocare, non ha importanza se lo si vede a destra o a sinistra. In questo caso potrebbe tornare a destra da subito? Ma lui può giocare secondo me dappertutto. Oggi in rifinitura l'ho provato difensore centrale, ha fatto anche molto bene. Quindi la cosa importante è lo spirito di Tino e la grande disponibilità, che in questo momento è lo spirito di tutti quanti. Tutti quanti sono a grossa disposizione per cercare di salvare il Catania il prima possibile. E per far questo noi abbiamo bisogno anche dei nostri tifosi. Infatti domani per noi loro saranno molto importanti, ci dovranno dare una grossissima mano. Sotto che aspetto si aspetta la maggiore risposta domani della sua squadra in campo? Ma onestamente, dopo la brutta parentesi di Ischia, la squadra nelle due successive prestazioni ha risposto pienamente a quello che io volevo. Però abbiamo fatto due pareggi. Adesso quello che bisogna fare è cercare di tornare alla vittoria, di tornare al gol.
Mister, fare dei pareggi significa avere una squadra assestata e la vittoria domani dovrebbe essere di rito, secondo una statistica. Portare 20 metri il baricentro contro una squadra ostica come appunto quella di domani significa avere più chance per poter finalmente portare il pallone in gol? Ma noi solitamente è quello che proviamo a fare. Poi dipende anche dall'avversario. Affrontiamo una squadra che è stata in testa per tutto il girone d'andata, che sta lottando per andare in Serie B, quindi sicuramente ci saranno delle difficoltà da superare, però poi noi dobbiamo guardare in casa nostra e pensare a fare quello che sappiamo e che abbiamo fatto, con qualcosina in più per cercare di vincere la partita. Ecco mister, guardando i numeri degli esterni offensivi, forse da lì sta mancando qualche gol. State lavorando anche da questo punto di vista? Sì, effettivamente stiamo provando diverse soluzioni, diverse alternative per cercare effettivamente di fare arrivare al gol anche i nostri attaccanti esterni. E mister, domani è la giornata di Rossotto, lo sentono tutti, lo dicono tutti, come lo vede il giocatore? Ma Andrea è rientrato molto bene a Catanzaro, tenendo presente che non giocava da 40 giorni, quindi sicuramente adesso sta meglio rispetto a come stava una settimana fa e tra una settimana starà ancora meglio, e per noi lui è un giocatore molto molto importante. Mister, l'ultima domanda che le volevo fare riguarda Fellega, perché ha segnato nell'allenamento a porte aperte. Ecco, magari può avere spazio, se non proprio nella gara di domani, da qui in avanti contempla la possibilità di farlo giocare e in che situazioni? Ma tutti quelli che sono in organico si allenano per cercare di ritagliarsi uno spazio e per cercare di dare un contributo. Arrivederci.